forse tanto benvenuti nella sala proprio, le pari opportunità disegnano una modalità con cui la società si rapporta a tutte le sue parti, l'intervenire nella possibilità e nella maggiore possibilità che le donne hanno anche di acquisire posizioni apicali e soprattutto possano avere una relazione col potere meno cooptata ma più sana è un principio fondamentale. Questa è una legge che da subito è stata immaginata con una scadenza. Noi abbiamo 9 anni di tempo e in questi 9 anni dobbiamo fare in modo che venga applicata nel modo migliore, che ci sia il vantaggio migliore per le donne e per il sistema, perché da quando non sarà più in vigore si possa andare avanti senza la forzatura. Ecco, sarebbe un insuccesso se tutte queste politiche, se tutte queste decisioni fossero vissute solo a beneficio delle donne. Questo l'abbiamo detto dal primo giorno. Queste scelte che stiamo facendo sono a beneficio di tutto il sistema, lo stiamo dimostrando, una maggiore presenza delle donne aiuta tutto il sistema a migliorare. Sicuramente è necessario a questo punto ripensare a tutti i meccanismi di selezione, i meccanismi più accurati, in cui tutte le competenze e le capacità, ma non solo quelle femminili ma quelle maschili, vengano giudicate in quella maniera, perché tutti abbiano effettivamente, uomini e donne, la possibilità di arrivare agli stessi livelli, soprattutto avere le stesse valutazioni, e questo porta sicuramente a un innalzamento della media della competenza dei rappresentanti. Ma come al solito sono le donne che si interrogano su quelli che sono, su quali siano i loro livelli di conoscenze e competenze, e darsi da fare perché queste competenze hanno bisogno. E quindi la nostra commissione, la commissione regionale pari opportunità, non ha che potuto che accogliere, no? Quella che era stata appunto la proposta della consigliera di parità per questo progetto, proprio perché è il nostro compito istituzionale abbattere tutte quelle barriere, qualunque settore, qualunque area sociale, economica, politica, lavorativa, perché le donne possono avere una uguale possibilità, le stesse possibilità, e non siano discriminate né direttamente né. Paola Bernini e Valentina Pelazza, darci una mano e che mano in questo progetto, non saremmo al punto in cui siamo. Quindi rinnoviamo l'applauso. Adesso Valentina della cooperativa Orfeo, che è il soggetto attuatore del progetto. Forse ci sembra che cominciare a parlare del fatto che stiamo ricercando, che ci sono appunto delle donne che si stanno attivando, potrà essere effettuato un pressing effettivamente, come dire, puntuale, forse comincerà anche a dare qualche buona prassi a chi in obbligo di legge magari non è. Stop. Grazie davvero Valentina e Paola, soprattutto per aver cominciato ad analizzare il numero delle aziende nel nostro territorio e soprattutto l'attuale situazione che andremo e vorremmo migliorare. Sono 12 i soggetti che partecipano a questo progetto. La cosa che mi piace sottolineare è che questo gruppo, ecco, di persone non nascono all'interno del progetto, non nascono per il progetto, ma sono istituzioni, associazioni, ordini che sono impegnati da tempo a lavorare su queste tematiche. Abbiamo comunque voluto costituire, cioè non essere più un gruppo di progetto, ma costituire un tavolo di lavoro, che è il tavolo di lavoro più donne per i CDA di posizione apicale, ed abbiamo anche costituito 2 sottogruppi, un sottogruppo che si è occupato di sviluppare il piano della formazione, un sottogruppo che si è occupato di sviluppare quello che erano i criteri per l'accesso nella banca dati, un po' come avrebbe funzionato la banca dati relativa alle candidature. Abbiamo lavorato molto anche con le onorevoli a Mosca e Golfo per questa legge, che consideriamo veramente un grande traguardo e che ha finalmente messo le basi a un'adeguata valorizzazione delle donne. È stato per noi anche un segnale molto importante di modernizzazione di questo paese. L'invito che faccio è di parlare di merito sempre,
In fondo è solo di questo che abbiamo bisogno, essere valutati per quello che sappiamo ed è sicuro che così saremo alla pari. Grazie Marina, ritengo questo progetto molto importante e soprattutto, come diceva la dottoressa, anche per i giovani, perché è giusto che i giovani capiscano l'importanza di sapere come si va in CDA e come si deve gestire la professionalità in CDA. Io credo che, per arrivare a sintetizzare, che non è assolutamente nei tempi, che l'adesione del Consiglio dell'Ordine a questo progetto sia molto importante, da un lato per l'immagine stessa del progetto, dall'altro perché consente all'interno nostro, cioè all'interno del nostro ordine, una riflessione che è assolutamente necessaria, perché si tratta di tematiche che, ahimè, sono ancora, non dico sconosciute, ma certo non molto note. Perché noi crediamo nel valore della quasi metà della componente del nostro ordine, che è la professionalità delle nostre donne professioniste. Quindi per noi questo progetto era un'occasione di valorizzare professionalità. Ed è per questo che già nel percorso formativo che proponiamo all'interno del nostro ordine abbiamo previsto una serie di cicli di approfondimento su quelli che potevano essere, dal punto di vista ordinistico, i contenuti professionali per delle donne che si approcciassero sia alla professione che alla candidatura nella occupazione di posti di praticare nelle società. Noi ci siamo uniti in un secondo tempo perché ci abbiamo creduto. Ci è molto piaciuto quanto pensiamo di poter con la nostra professionalità apportare competenze multidisciplinari nel campo della gestione delle risorse umane, nell'organizzazione e sviluppo, nella sicurezza sui luoghi di lavoro. E poi volevo segnalarvi anche un nostro progetto della nostra commissione di pari opportunità nazionale che si chiama Thinking. Thinking è un luogo virtuale, una community virtuale dove tutte le organizzazioni e tutte le iniziative volte a promuovere le pari opportunità sono ben accette, per cui vi invito anche a prendere visione di questa nostra community. Ecco, io credo che anche il lavoro e l'impegno delle istituzioni sia quello di non dare per assodato che perché è stata approvata una legge, esiste una legge, si debba tralasciare tutto un lavoro di formazione e di crescita culturale di cui abbiamo bisogno. Grazie mille, dottoressa Panieri. Sono Optimist di Cuneo, International d'Italia, Club di Cuneo. Questa è Giovanna Guercio, che è anche lei componente della Commissione Pari Opportunità Regionale e quindi ha seguito fin dall'inizio il nostro progetto. Io sono qua in rappresentanza del Soro Optimist International Club di Cuneo. Qual è la mission del Soro Optimist? È un'associazione di donne impegnate nelle professioni pubbliche e private che si sono date come obiettivo quello dell'avanzamento della condizione femminile. Quindi fatemi usare un termine che si usa, insomma, che fa parte del mio background professionale, è il nostro core business. Quindi, meno male che abbiamo avuto l'opportunità da parte della Regione Piemonte, da parte della Commissione regionale pari opportunità, di poter realizzare questa bellissima idea e di poterle dare corpo. Io penso che c'è un aspetto in questa iniziativa che secondo me è molto importante, quello della costituzione di un database, che, come è stato illustrato, è quello che ci permette di evidenziare che le competenze ci sono. Ci possono attualmente la formazione, le donne hanno un livello di formazione più alto di quello degli uomini. Quindi questo database è importante, ma nessun database è utile se non viene continuamente incrementato. Quindi non serve a niente avere un database fisso al 2014, bisogna che continui per il 15, il 16, il 17, il 18, eccetera. E quindi per questo occorrono delle risorse, anche perché non è una cosa che si fa così automaticamente. Quindi diciamo che questo può essere, questo è il nostro impegno, il nostro compito. Grazie.
abbiamo finalmente un balzo in avanti significativo. Partivamo da uno scarso 7% e in meno di 2 anni siamo arrivati quasi al 20%, e adesso con la tornata di nomine arriveremo oltre il 25%, cioè oltre il limite minimo che avevamo imposto per legge. Significa che c'era proprio bisogno di una forzatura. La forzatura non ci piace, non avremmo voluto arrivare a questo, è il sintomo di un fallimento del sistema. Nonostante questo, il fatto che la forzatura ci sia stata ci consente oggi di poter massimizzare gli effetti di questa legge, che durerà in vigore solo 9 anni, e quindi in questi 9 anni dovremo fare tutto il possibile perché venga applicata bene e perché sia un aiuto a tutto il sistema, perché funzioni meglio e funzioni con più competenze e con più merito. Qual è la situazione ad oggi nei consigli di amministrazione in Piemonte? Ma le donne appunto sono ancora non presenti come dovrebbero, quindi in alcune situazioni siamo oltre effettivamente il 20%, ma in quelle aziende soprattutto partecipate, di cui si parla di infrastrutture, di multi-utility, la presenza delle donne è ancora molto bassa. Quindi resta ancora molto da fare? Sicuramente sì, resta da fare, ma soprattutto resta tanto da fare perché la competitività e la gara, no? Diciamo così, tra chi si candida sia trasparente e sia effettivamente basata sulle competenze.